Eccoci in diretta, Rotocalco 264, dobbiamo continuare la nostra camminata dell'informazione iniziata ieri, sabato, ancora 2 ore insieme per parlare di tutto quello che sta accadendo intorno a noi. Io mi collego subito con l'ospite perché è importantissimo saperne di più dal presidente Centro Consumatori Italia, Rosario Trefiletti. Buonasera, presidente. Sì, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori, ovviamente. Allora, Presidente, cattive notizie da tutte le parti per i consumatori. Innanzitutto il rincaro finisce nella tazzina. Pagheremo una tazzina di caffè al bar, sembrerebbe 1,50 euro, per non parlare del cornetto e il cappuccino, per non parlare della pasta. Tutto il doppio. Presidente, ma come si fa? Come si fa? Io innanzitutto vorrei ricordare che noi è da maggio-giugno del 2021 che stiamo denunciando aumenti clamorosi, soprattutto nel settore dell'energia e delle materie prime, a partire dal petrolio. Abbiamo fatto i calcoli, abbiamo denunciato e abbiamo praticamente detto al governo, anche attraverso una conferenza stampa fatta al Senato, dove questi aumenti andavano a colpire non solo le famiglie, ma tutta l'economia del nostro paese. Ebbene, qui allora c'è da dire che c'è stata molta sottovalutazione di queste denunce. Oltretutto, alla conferenza stampa al Senato erano presenti i presidenti delle commissioni della Camera e del Senato, delle finanze. Quindi, questo è un primo appunto che faccio, ma santa pazienza. Si poteva intervenire ben prima. Guardi, Certo. pensi solamente all'energia e il petrolio. Il petrolio 35-40% in più da gennaio precedente. E a luglio addirittura i rincari di luce e gas erano attorno al 45-50%. Beh, adesso siamo nel 22. È vero che c'è stato un piccolissimo intervento sulle tariffe di luglio, ma è stato un miserrimo intervento. Certo. Quindi io però voglio aggiungere a una sua affermazione che io è vero che sono preoccupato della tazzina di caffè che va a 1,50, ma io sono molto più preoccupato della pasta e del pane che aumentano in misura considerevole, che è poi l'alimento base delle famiglie italiane, soprattutto Certo, quelle meno meno abbienti. ambienti, Beh, certo. si pensi che abbiamo calcolato che per i consumi italiani l'aumento di pane e pasta, e aggiungiamo anche il vino, perché anche il vino per via del suo costo industriale e per via anche del costo del contenitore, della bottiglia, ecco, Sì. l'aumento è di circa 200 euro all'anno. Quindi chiudo dicendo in questa prima passata, guardate che gli aumenti clamorosi io non li voglio neanche più vedere in percentuale, ma calcoli veri, ricadute vere sulle famiglie. Ebbene, solo per l'energia ci troviamo a oltre 100 euro al mese in più per le bollette delle famiglie. E poi le voglio aggiungere una cosa, anche se le ruberò qualche secondo in più. No, no, ci mancherebbe, Presidente, la vogliamo Sulla sentire perché è bolletta importante. della luce. In Italia, ma come anche da altre parti, per la verità, si parla della bolletta che ti arriva trimestralmente o in altri casi ancora, comunque, dalla bolletta della luce che ti arriva. Guardate che le famiglie italiane non pagano solamente quella bolletta, perché ce ne sono altre due di bollette che non si nominano mai. La bolletta del caseggiato, del condominio, elettricità per consumare per l'ascensore, per le L'ascensore, luci certo, le luci delle delle scale scale, e via certo. dicendo. Ecco, e in più anche l'illuminazione pubblica, che è naturalmente pagata dal comune, ma che poi si rifà sulle famiglie. E allora la bolletta non è più quella, non va più considerata solo quella cartacea che ti arriva a casa e che era dal 1° gennaio attorno a 500 euro all'anno, ma c'è un aumento clamoroso di per sé per la bolletta che ti arriva a casa, di un aumento appunto notevolissimo, pressoché raddoppiato. Ma in più ci sarà da aggiungere e c'è da aggiungere quello che costa di più per quanto riguarda
l'illuminazione e i servizi di condominio e in più l'illuminazione pubblica. Ecco perché la batosta per le famiglie italiane è micidiale. E un mio amico ha detto è terrificante. Ecco, sì. È terrificante. Allora, Presidente, lei ha fatto questa conferenza stampa con i vertici del Senato, delle commissioni, però non ha sortito nulla. Allora, dato che lei è una persona famosa per parlare chiaro, ma chi è che specula su tutto questo? Allora, le speculazioni, beh, innanzitutto mi permetta di aggiungere che non è che proprio non ha sortito nulla. Qualcosina è stato fatto. Noi riteniamo del tutto insufficiente quello che è stato fatto, perché per gli aumenti di luglio è stato stanziato 1 miliardo e qualcosa, per gli aumenti di gennaio sono stati stanziati 3,8 miliardi, però proprio del tutto insufficienti. Detto ciò, le speculazioni. Guardi, nel campo dell'energia le speculazioni sono all'ordine del giorno, soprattutto a livello internazionale. Se si pensa che un carico di petrolio viene contrattato durante la sua rotta da un posto all'altro per almeno 40 volte, laddove si può spuntare di più sul prezzo di vendita, beh, questa è una speculazione inaccettabile che i grandi della terra, e non solo i grandi, dovrebbero intervenire. Ho visto invece che nell'ultima riunione dei grandi dei grandi della terra, dei massimi responsabili dei paesi occidentali e non solo, beh, hanno disatteso questo patto di intervenire sulle speculazioni sia per quanto riguarda il petrolio e sia per quanto riguarda altre questioni che riguardano il gas, soprattutto il gas, e poi anche i costi dell'energia elettrica. Ora, in Italia, ripeto, c'è un intervento, è stato fatto, ma veramente misero. Si tratta di fare ben di più e non c'è tanto da preoccuparsi per quanto riguarda questa nostra richiesta, perché le dico subito, anche questa è una cosa che non si dice mai. Quando aumenta il costo della materia prima, dell'elettricità, del gas, del petrolio, in Italia scattano automaticamente gli aumenti delle tasse, anche se dicono non aumenteremo le tasse, e questo è giusto e buono, ma ahimè, automaticamente per via dell'IVA al 22%, scattano aumenti delle tasse che vanno a implementare le entrate dell'Agenzia delle Entrate, appunto, dello Stato. Certo. Quindi, quando ci sono questi aumenti, lo Stato guadagna l'ira di Dio. Abbiamo già fatto i conti per i combustibili, solamente per benzina e carburanti, benzina e gasolio, lo Stato incamera in più per questi aumenti 1,6 miliardi all'anno. Pensi lei, il kilowattore o il gas che ha un IVA non sempre al 22%, in alcuni casi per le famiglie al 10%, ma comunque c'è, pensi un po' gli introiti che hanno incamerato con questi aumenti. Ecco, bisogna almeno, questa è la prima richiesta che abbiamo fatto, restituire agli utenti, a chi consuma l'elettricità, gli aumenti automatici dell'IVA che vi sono stati nel 21 e che, ahimè, tranne il gas che è stato abbassato al 5%, per quanto riguarda gli altri prodotti energetici. Quindi, Presidente, il famoso Super Mario, il nostro Draghi, Presidente del Consiglio, ci prende in giro, perché dice stiamo facendo di tutto per salvare le famiglie italiane, vedremo di dare questo e quello, le bollette salgono, ci guadagnano i soliti noti e quindi quando si parla di aiutare le famiglie italiane è tutta da presa in giro, Presidente. Beh, guardi, io aggiungerei anche, perché sono stato buono, ho fatto i calcoli al netto di quanto sarà l'aumento dei prodotti grazie per modo di dire all'aumento dei prodotti energetici, perché tutto viene fatto dall'energia, dal vetro alla ceramica,
alle questioni dei frigoriferi per quanto riguarda l'agroalimentare, eccetera, eccetera. Quindi non voglio spaventare nessuno, ma vorrei dire che non si tratta solo di almeno 100 euro al mese in più per l'energia, quella diretta, ma si tratterà di aumenti considerevoli, un aumento anche dell'inflazione, che è già arrivato al 4% e a mio avviso è molto sottostimata. Dovrei cominciare a fare anche polemica con l'Istat come la feci nel cambio lira-euro. Ma ci saranno, lo ripeto, per via degli aumenti industriali e di trasformazione e anche dei servizi. Se lei va da un avvocato che paga di più la luce e del suo studio o che altro, ma è chiaro che quando gli farà la parcella gliela farà più elevata. Certo. Allora, noi siamo di fronte a aumenti terrificanti se, già l'ho detto prima, se poi mettiamo anche gli aumenti e le ricadute sia dei trasporti sia dei costi di trasformazione, beh, guardi, lascio a lei immaginare la ricaduta economica. Io penso che si arriverà anche a circa 200 euro al mese in più a famiglia. Certo, Presidente, lei appunto presiede questo Centro Consumatori Italia. Quali saranno le prossime mosse per far leva sul governo? Le prossime mosse possono essere quelle di continuare, perché al di là di discutere a un tavolo col governo, bisogna continuare, cosa che noi facciamo, a denunciare tutti questi aumenti e a mettere in cattedra, ma gli aumenti reali, non più parlando solo di percentuali. E questo lo faccio anche nei mezzi di comunicazione che ringrazio come il suo. Lo faccio nelle altre trasmissioni dove sono invitato e quindi credo che queste cose arrivano ben meglio e ben di più di quanto può essere a un tavolo di confronto. Beh, sicuramente il valore della stampa l'abbiamo visto, insomma, è importante, no? Perché riesce a entrare nelle case della gente e quindi grazie a voi, addetti ai lavori e noi che porgiamo le notizie, riescono a saperne di più facendo informazione corretta e poi ovviamente si prendono le dovute decisioni. Senta, Presidente, a Certo. proposito di bollette e rincari, c'è anche la famosa truffa delle bollette. Allora, persone che si ritrovano ad avere tre bollette dell'acqua, tre bollette della luce, perché questi malfattori riescono ad avere un database di indirizzari e riescono con poche parole a convincerli al telefono che sulla propria bolletta c'è qualcosa che non va. Loro ingenuamente prendono la bolletta, leggono i dati che sono quelli un po' importantissimi per poi pagare la bolletta, se ne impossessano e alla persona arrivano 3-4 contratti su un'utenza luce, gas. Come proteggersi da questo? Perché voglio dire, persone adulte sanno come fare, no? Ma gli anziani, poverini, che io li vedo in banca che contestano, ma quante bollette ho della luce, del gas? Com'è possibile tutelarci da questo, Presidente? Lei tocca un tasto molto importante, guardi, sono migliaia i cittadini truffati, soprattutto anziani, come giustamente sottolineava, in due maniere. La prima è quella di utilizzare, ahimè, i nostri giovani a mentire quando vanno in casa di questi anziani, purtroppo, perché sono sotto ricatto di licenziamento o meno. Questa cosa noi l'abbiamo denunciata all'antitrust che è intervenuta. E quindi noi diciamo sempre a tutti i cittadini, soprattutto, ripeto, quelli che ricevono in casa, di non firmare alcunché, di farsi dare il materiale e poi dire che ci penseranno e poi eventualmente firmeranno. Quindi mai firmare immediatamente. Farsi poi consigliare da uno che le cose magari le conosce, tipo le Certo. associazioni di consumatori o qualche Certo. amico, qualche conoscente e via Certo. dicendo. C'è un altro di trucco, questo è ben più famoso ed è anche ben più subdolo. Quando chiamano, diciamo, Rosario Trefiletti, lo chiamano al telefono, la prima domanda che fanno è: noi siamo, lei è Rosario Trefiletti? Viene spontaneo dire sì. Sì, certo. Questo sì viene registrato e immesso nella successiva registrazione nell'ambito contrattuale.
e quindi è su supporto magnetico, che è valido anch'esso se non è appunto, diciamo così, truffato da chi telefona. Certo. Ecco, allora il consiglio: mai rispondere sì, ma rispondere l'ha trovato, sono io, sì, mi assomiglia, ecco, cose di questa natura. Oppure un bel mai perché. Dire sì. Un bel perché, cioè come mai? Cioè, oppure, brava, anche il perché. E lei Roberta Feliziani, perché? questa è proprio il trucco più facile, più semplice che fanno. Ha ragione, Presidente. Tutelatevi a casa, non rispondete, perché poi vi arrivano 3-4 bollette, poi disfarsene diventa un incubo. Sì, un incubo. Sì, perché prima di disbrigare una vicenda di più bollette ci sono non solo i tempi burocratici, ma ci sono anche i tempi lunghi voluti perché appunto i soldi che sono incassati rendono e poi magari la gente si stanca, certo. eccetera. Beh, quindi lo vogliamo... mi raccomando, certo, questo appello che lei fa deve essere un appello a tutti i cittadini, a tutte le famiglie, di non cadere in questi non trucchi o trucchetti, ma vere e proprie truffe. Vabbè, come quello dell'ufficio delle entrate, parliamo di rimborsi, no? Che fino a 1000 euro, se c'è stato qualcosa di sguido, si può avere entro l'anno. Da 1000 euro in poi, addirittura loro denunciano 7 anni. Cioè, se c'è stato qualcosa che uno ha pagato in più, oppure un'eredità, non lo so, e perciò è 1200 euro da riavere dell'ufficio delle entrate, che poi non si ha niente, viene scalato quando uno fa la dichiarazione delle tasse, eccetera. Ma 7 anni! Lei sta toccando un altro tasto anni. Dolente, non solo assurda. Quello delle imprese o di chi vi raggira su prodotti o servizi che vi vendono, ma quello della burocrazia statale. È una pazzia. Santa pazienza. È una cosa veramente indecente, lo abbiamo denunciato tante di quelle volte. Lo so che lei più volte l'ha denunciato e lo so perché la seguo da tanti anni, perché fa un lavoro egregio, Presidente, perché lo fa con il cuore, stando dalla parte dei cittadini, che spesso ecco, si riempiono tutti la bocca, facciamo, poi però a casa dei cittadini e sentire in che condizioni stanno realmente ci pensano veramente in pochi. Mi fa aggiungere una cosa che chiedo scusa, ma è un... Prego, Presidente. Diciamo così... È una cosa che mi preme, anche perché ogni tanto qualcuno che non mi vuole bene, per la verità, e sono fortunato, pochi, mi dicono, con tutto quello che lei guadagna andando in televisione, di qua di là, io non percepisco un euro che un euro da 22 anni oramai che faccio questa attività. La faccio totalmente gratuita. È vero, lo posso testimoniare. Non prende una lira o un euro. Un euro. Sono invece altri che li prendono e hanno anche contratti, Presidente, e lo sappiamo bene noi colleghi giornalisti, quelli che speculano e invece quelli come lei che hanno sempre lavorato per informare il cittadino, per dare delle dritte, per risolvere situazioni, per sollecitare i politici. Quindi gli dico grazie a nome della stampa, ma anche e soprattutto a nome di cittadina, perché ovviamente avere qualcuno che sollecita è molto molto importante. Presidente, c'è una domanda da parte dell'opinionista in studio, Antonio Arabbia. Vai Antonio. Grazie Roberta. Presidente, le faccio una domanda politica se posso. So che lei sul Quirinale ha fatto già un nome ben preciso, lo vuol fare lei o io lo so, ma insomma lo dica lei. Sì, io mi lega una profonda stima a una persona che ha fatto molto per il nostro paese, che è una persona assolutamente squisita da un punto di vista etico, da un punto di vista sociale, eccetera. Ho fatto il nome, ma so benissimo che è così un po' un'utopia, ma è un magistrato, forse, di Giancarlo Caselli, che è un noto magistrato che ha operato per il bene del paese contro la mafia, contro le organizzazioni malavitose e via dicendo, e che forse pochi lo sanno, se non gli addetti ai lavori, da qualche anno sta facendo un lavoro preziosissimo per quanto riguarda l'agropirateria, e cioè tutto ciò che viene fatto contro i prodotti alimentari e agroalimentari che vengono
appunto rubati nel loro Italian Sound all'estero, ma anche in Italia. Dirige la fondazione proprio contro l'agropirateria e quindi continua la sua opera contro le truffe, le cose che non vanno, che vanno contro le famiglie, contro i cittadini, contro l'economia e contro l'etica. E io sono particolarmente affezionato, lo conosco molto bene e certo. Amo il fatto di essere suo non solo conoscente ma amico, ma non l'ho candidato perché è mio amico, l'ho candidato per le perché caratteristiche crede lui, che certo, ho detto prima. Certo. I giochi sono aperti, Presidente, chi può dirlo? Staremo a vedere. La ringrazio infinitamente per questo collegamento. Ricordiamo Rosario Trefiletti, presidente del Centro Consumatori Italia. Grazie per essere stato con noi. Sono io che ringrazio voi. Grazie, Presidente. Alla prossima intervista. Buon lavoro. Grazie. Allora, diamo la linea alla pubblicità, poi subito di corsa con l'altro ospite. Fra poco. Eccoci in diretta, grazie Samuel. Allora, colleghiamoci subito col professor Fabrizio Politi, ordinario di diritto costituzionale all'Università dell'Aquila. Professore, eccolo qua. Buonasera, professore. Buonasera, buonasera a lei. Grazie per essere con noi. Grazie, professore. Grazie a voi, grazie a voi. Allora, professore, subito da lei un giudizio per quanto riguarda questo nuovo obbligo vaccinale dai 50 in su. Allora, è compatibile sì. con il diritto costituzionale, secondo lei, o non si crea qualche, come dire, discriminazione? A mio avviso no, perché vi è una motivazione, vi è una ragionevolezza nella scelta. La Costituzione prevede e consente i trattamenti sanitari obbligatori. Sì. E deve rispettare due aspetti in base all'articolo 32 della Costituzione. La riserva di legge, quindi deve essere prevista una norma di legge o equiparata alla legge, e il rispetto della persona umana. A questi due principi posti dalla Costituzione, la Corte Costituzionale ci ha insegnato che comunque il criterio della ragionevolezza, cioè ogni limite, ogni vincolo ai diritti, deve avere una sua giustificazione, una ragionevole giustificazione. Credo che la pandemia sia sotto gli occhi di tutti, a meno che non si voglia negarla, ma insomma questo è. Per cui, fra l'altro, prevedere un limite di età è funzionale, proprio risponde a che cosa? Al problema che sappiamo che soprattutto le generazioni più grandi di età sono quelle a maggior rischio di andare incontro agli esiti più brutti, più nefasti della malattia. Certo, però professore, tra un 49enne e un 50enne, qual è la ragionevolezza che consente appunto di trattare diversamente due situazioni che sono uguali? Certo che quando si fissa un giorno, una data, no? Appunto se il 1 gennaio, il 31 dicembre, c'è sempre, inevitabilmente c'è una scelta che il legislatore, che è una componente di discrezionalità, può essere 51, può essere 48, 47, poi ovviamente si può discutere su questi aspetti, però indubbiamente la scelta del legislatore sono le generazioni più grandi, ecco, diciamo, se l'aspettativa di vita media, sempre in Italia siamo intorno agli 87 anni, ecco, dai 50 in su sono gli ultimi tre decenni e mezzo di esistenza media. Poi è chiaro che ognuno si potrebbe sempre discutere. Anche perché poi abbiamo sentito di ventenni che stanno con il famoso tubo in terapia intensiva e rischiano di morire, quindi tutta questa sicurezza che colpisca, sì è vero che più si va avanti con l'età e più i rischi sono alti, ma lo stato di salute del singolo è imprescindibile, magari c'è una cardiopatia in atto e non lo sapevi, magari c'è qualche altra malattia e non lo sapevi, quindi questi 50, insomma. E poi un'altra cosa, professore, ma se si poteva fare, no? Ma perché abbiamo aspettato tanto? Io sono d'accordo con lei, però si ricorda quante voci anche di autorevoli personaggi della maggioranza addirittura erano contro il Green Pass estivo? A ripensarci, quel Green Pass di quest'estate era assolutamente molto lasco, molto, no? Certo. Consentiva
con il tampone ogni 48 ore. Quindi in realtà purtroppo avevamo, non tanto nella società civile, dove il 90% degli italiani si è vaccinato, quindi purtroppo vi è una parte della politica che non so perché, ma anche dell'Accademia, anche alcuni autorevoli colleghi, li vediamo sui mass media, che hanno un po' questo fascino della polemica o di essere un po' bastian contrario, smarrendo la linea del ragionamento. Cioè, il ragionamento è quello di fronteggiare una grave pandemia alla quale da decenni, da quasi da un secolo, non eravamo più abituati, e bisogna rispondere con le armi della scienza, non con le armi di sofismi o di ragionamenti così campati per aria. Questo purtroppo è accaduto. Certo. Tra l'altro anche adesso è necessario, abbiamo visto, insomma, fare vaccinazioni anche ai bambini più piccoli, e lì si crea un altro problema. Perché ci sono genitori che all'unisono giustamente vogliono vaccinare i propri figli. Ricordiamo la storia di quella mamma inglese con il papà italiano di una bambina, stavano in Inghilterra, sono venuti, hanno fatto un lungo viaggio per far vaccinare la bambina piccola e poi se ne sono ritornati in Inghilterra. Ma tanti genitori sono divisi sulla questione. Mamma dice no, papà dice sì. Allora, dal punto di vista del diritto, qui che succede? Dal punto di vista della normativa vigente, in caso di contrasto fra genitori è il giudice che stabilisce quello che è il bene, perché la bussola deve essere l'interesse del minore, la tutela della salute del minore, e quindi sicuramente il giudice che sentirà dei medici, dei CTU, dei consulenti a quale si affiderà, a potere del caso concreto, se vi sono delle patologie e così via, e poi l'autorità giudiziaria che stabilisce in quel caso. Ma nemmeno nel caso in cui sia il genitore affidatario, e colui affidamento a una persona, alla mamma, per esempio, anche in questo caso deve essere affidato al giudice? Perché l'affidamento condiviso è un discorso, ma l'affidamento unico a uno dei genitori dà delle possibilità in più, no? Chiaramente, se è affidato interamente a uno solo, non c'è, l'altro genitore non c'è, è già di fuori del perimetro delle decisioni. Ecco, quando una famiglia si separa, e allora adesso noi da pochi anni abbiamo questo istituto di grande civiltà, che è quello dell'affido condiviso. Sì. E invece in realtà inizialmente la vecchia legislazione prevedeva che l'affido fosse ad un solo genitore, sì, il quale adottava le decisioni, diciamo così, dico banalmente, le ordinarie, mentre le decisioni straordinarie da concordare anche con l'altro genitore. Certo. Ovviamente possiamo anche avere sentenze in cui il giudice esclude del tutto un genitore dalle decisioni del figlio. Pensiamo a genitori che sono macchiati, delle vicende della vita le più diverse. Non stiamo. Però in quel caso allora è chiaro che l'intero onere ricade su un solo genitore. Sì. E non lo invidio nemmeno, perché insomma io, per la mia esperienza di genitore, tutti i passaggi che abbiamo avuto, è potersi confrontare con l'altro genitore, condividere, portare insieme il peso, vuol dire appunto condividere, non portarlo da solo, ecco, quindi certo, aiuta molto, è un peccato per i ragazzi innanzitutto, ma anche per noi stessi, non avere questa grande possibilità, insomma. Senta professore, è corretto secondo lei lo strumento del decreto legge per introdurre un obbligo vaccinale? Sì, dunque, diciamo subito, il decreto legge, la Costituzione ci dice che è lo strumento che il governo può adottare in casi straordinari di necessità e urgenza. Se poi viene convertito in legge, il Parlamento fa proprio quella norma, quindi il decreto legge è una fonte di grado primario sottoposta al giudizio del Parlamento. La prima domanda da porsi è se il governo, appunto, se la valutazione, che è una valutazione politica che il governo fa sulla sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza. Se vi sono questi requisiti, e a mio avviso ci sono, l'utilizzo dello strumento da parte del governo è conforme a Costituzione. Altro discorso poi è la conversione in legge, cioè se in Parlamento c'è una maggioranza che sostiene che conferma quelle norme. Certo. C'è una domanda, professore, da parte dell'opinionista in studio Antonio Arabbia. Professore, buonasera. Le faccio una domanda semplicissima. Se siamo poco più di una settimana dalla prima chiama per il Quirinale, partiamo sul versante politico, diciamo. Se venisse eletto anche nei primi giri, insomma, il presidente Draghi, che cosa succede? C'è una vacatio? Questa cosa è prevista dalla Costituzione? No, dunque,
Qui ho letto sui giornali, sui mass media, alcune riflessioni di alcuni colleghi che mi lasciano un po' perplesso. Cioè, è vero che noi non abbiamo mai avuto verificarsi di Presidente del Consiglio che viene eletto Presidente della Repubblica, però Sarebbe il questo non primo vuol caso, dire diciamo. è il primo caso, ma, però Potrebbe non è essere. affatto. Però sì, può avvenire, la Costituzione non dice nulla, certo che può essere, assolutamente, quindi è assolutamente possibile. Certo, in quel caso il Presidente del Consiglio, accettando la nomina Draghi, accettando la nomina Presidente della Repubblica, automaticamente si dimette da Presidente del Consiglio e quindi vi è una crisi di governo. E quindi è ovvio che il governo uscente, con l'attuale resterebbe in carica per gli affari correnti e si aprirebbe. Questo sì è un po' singolare perché lo stesso Draghi, diciamo, cambia di giacchetta perché a quel punto dovrebbe aprire le consultazioni per avviare le consultazioni per riformare il nuovo governo. Quindi Però tecnicamente è tutto previsto, insomma, sarebbe già assolutamente sì, scritto, assolutamente assolutamente sì. fisiologico, assolutamente. Io non vedo difficoltà o è Ostacoli. singolare. Perché noi siamo sempre stati abituati a ragionare che il Presidente della Repubblica si è scelto dal Parlamento come figura, diciamo, di una tendenza destra, sinistra, centrodestra, centrosinistra, anche se poi dobbiamo ricordare anche un altro dato. Noi abbiamo sempre giudizi positivi sui presidenti, perché tutti i presidenti al termine di 7 anni, il corpo elettorale, ma la classe politica ha apprezzato il modo in cui hanno utilizzato quel potere. Ma ex ante, se andiamo a vedere prima delle elezioni, lo stesso Mattarella, se andiamo a risfogliare i quotidiani 7 anni fa, alcuni autorevoli leader avversi, ma usarono espressioni tutt'altro che favorevoli. E invece poi oggi tutti riconosciamo che Mattarella è stato un grande presidente. Ecco, quindi è chiaro che viene da una parte se un politico avrà una sua storia, un suo percorso. E quindi che sia Presidente del Consiglio, come dire, oggi ci meraviglia un po', perché normalmente la Presidenza della Repubblica è una carica istituzionale di garanzia, dove non a caso si arriva in una grande età, con esperienza, con grande prudenza, con grande attenzione. E quindi pensare che al tempo stesso una persona sia oggi stesso Presidente del Consiglio ci può sembrare strano, ma è anche vero che siamo in una situazione tutto eccezionale. Cioè Draghi, Presidente del Consiglio, non è espressione né di una maggioranza politica né di un partito, è una figura istituzionale invocata, inventata l'anno scorso dal Presidente Mattarella e il riscontro è stato positivo da parte di tutti. Quindi, insomma, assolutamente io non vedo difficoltà. Altro discorso poi è che ce la faccia, io me lo auguro, non ho difficoltà a esprimere ma questa è una mia valutazione personale, non significa nulla, ecco, rispetto invece a profili di diritto costituzionale. Certo, rimanendo in tema, professore, se invece danno il bis, se si accordano tutti i partiti e ripropongono il presidente Mattarella e viene votato, prima cosa, lui potrebbe rifiutare, perché visto che è un po' ostico in questi, prima domanda, potrebbe rifiutare, visto che dal suo atteggiamento sembra un po' ostico, pare che abbia già preso la casa in affitto, insomma, ha detto in tutti i modi di no. E poi ci potrebbe essere sempre un'altra crisi di governo, perché è automatico che Draghi deve ri rifare un'altra, deve ritornare al collo e riprendere un altro incarico? Allora, riguardo alla prima, certo, tutti possono rifiutarsi perché non possiamo costringere a fare il presidente, quindi sappiamo per certo che il presidente Napolitano non voleva rifarlo, aveva una disponibilità, poi sono andati praticamente col cappello in mano tutte le forze politiche a chiedergli un'ulteriore disponibilità e lui fece quando fu rieletto, fece quel discorso anche molto forte in Parlamento. Contro l'incapacità del Parlamento di rinnovarsi e di adottare le riforme costituzionali. Devo aggiungere che in quel discorso fece un passaggio a Napolitano in cui disse che la rielezione del Presidente della Repubblica, pur non vietata, è eccezionale. Era la prima volta, infatti. Però io sono meno d'accordo, cioè è vero che tendenzialmente non è mai avvenuto, diciamo tendenziale, di fatto non è mai avvenuto, però la Costituzione non lo preclude. Cioè, in questi mesi abbiamo assistito anche qui autorevoli colleghi che dicevano che
che la Costituzione vieterebbe la rielezione del Presidente della Repubblica, e questo è sbagliato. Anzi, la norma sul cosiddetto semestre bianco, no? Quello che impedisce al Presidente di sciogliere il Parlamento l'ultimo semestre del suo mandato, in realtà implicitamente conferma la possibilità che il Presidente sia rieletto. Quindi e questo è assolutamente possibile. Fra l'altro Mattarella è ancora, diciamo, relativamente giovane, perché rispetto ad altri candidati cui sentiamo nomi in campo, insomma, sarebbe una bellissima scelta il nuovo presidente Mattarella. Io appunto parto dal presupposto che lui abbia dato questa sua indisponibilità, che probabilmente la terraferma, perché è anche stancante, insomma, 7 anni senza Repubblica, li riconosco, e non possiamo chiedere a singole persone, insomma, sforzi. Magari fino alla fine della legislatura, sì, però. Ecco, qui apriamo un escamotage. Esattamente, cioè una rielezione non a tempo predeterminato. Questo non si può fare, sarebbe anche scorretto e maleducato. Altro discorso invece accettare l'idea che lo stesso presidente decida a un certo momento di interrompere, se lo vuole, interrompere il nuovo settennato, ma la rielezione è sempre per, non può non essere per un settennato, lo dice la Costituzione, quindi questa è il per cui tendenzialmente si potrebbe immaginare un'operazione del genere, così come si potrebbe anche immaginare che il presidente, diciamo, Mattarello, chi per lui, chiunque sia, ecco, dice: ma se mi eleggete io faccio il presidente per 7 anni, anche perché questo è un dato importante, la durata dei 7 anni del presidente è diversa dai 5 anni della legislatura, proprio perché il presidente non deve essere espressione di una maggioranza, no? Ma deve superare il periodo delle maggioranze per essere un organo di garanzia. Questo è il significato fondamentale della presenza della Repubblica. Il Presidente della Repubblica non deve essere un leader di parte, ma non perché non lo possano fare bene qualunque leader di parte, ma perché il presidente deve svolgere una funzione di garanzia, quindi deve essere al di sopra delle parti. Senta, professor Politi, visti tutti i casi di Covid dei politici, per l'elezione del Presidente della Repubblica una soluzione in extremis potrebbe essere quella del voto online? E questo è un tema molto dibattuto, perché già dal marzo 2020, quando, insomma, del Covid, vi sono alcuni autorevoli colleghi o anche politici che sostengono l'idea che le Camere possano riunirsi a distanza. Ora noi, e questo strumento fantastico lo stiamo utilizzando, certo, ma anche in tanti concorsi pubblici in questi 2 anni abbiamo fatto concorsi con modalità telematica, così come abbiamo, noi votiamo sempre per l'università tanti passaggi con modalità telematica, quindi di per sé lo strumento ce l'abbiamo. Riguardo al Parlamento dobbiamo aggiungere una considerazione: il Parlamento è il luogo del parlare, cioè il luogo in cui ci si confronta sulle opinioni. Quindi tendenzialmente per la normale attività parlamentare, cioè l'approvazione delle leggi, io sarei contrario alle modalità di distanza, no? Però qui, nell'elezione del Presidente della Repubblica, si vota solo, non si apre nemmeno un dibattito. Da questo punto di vista si potrebbe pensare, però mi sembra di capire dalle dichiarazioni del Presidente Fico che ho sentito che la scelta invece quella è assolutamente di essere presenti, e il rischio è di avere un numero di assenze, io penso fino al 10-15%, tutto sommato può essere fisiologico, di più qualche dispiacere emerge, questo sicuramente. Certo. Professore, io la ringrazio infinitamente, grazie per essere stato con noi, per tutte le informazioni preziose che ci ha fornito. Ringraziamo il professor Fabrizio Politi, ricordiamo, ordinario di diritto costituzionale all'Università dell'Aquila. Buona serata, professore. Grazie a lei, grazie a voi tutti, buon lavoro, grazie. Grazie, arrivederci. Allora, diamo la linea al nostro telegiornale e poi fra poco in studio ancora con Rotocalco 264. Eccoci ancora in diretta e allora, come di consueto, diamo subito il cartello contagio e vediamo a che punto siamo oggi con il Covid. Ovviamente dati ridotti perché sabato e domenica si fanno meno tamponi, come abbiamo sempre detto. A te, Antonio. 512 contagi su 927.846 tamponi, il tasso di positività è al 16,1, siamo su questi livelli. 248 persone decedute nelle ultime 48 ore che vanno a contare 24 ore. 200
Nelle ultime 24 ore, sì. Sì, hai detto 48. 248, giusto? No, nelle ultime 24 ore, non 48. Non 48, ore. Giusto. Ah. Dall'inizio della pandemia sono 141-104. Anche qui i dati... Sono tanti. Anche perché i morti sono parecchi, insomma. Tantissimi. Prima il dato era più basso, insomma. Allora, dopo i casi Covid, voltiamo pagina, perché purtroppo l'unica arma, l'abbiamo detto, lo ripetiamo milioni di volte, vaccino, 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 continuate a vaccinarvi, tanti hanno cambiato rotta rispetto al passato, si stanno vaccinando, si sono convinti, altri convinti a tortocollo, vista la legge che dai 50 in su è obbligatorio, e quindi lo stanno facendo. Terza dose, mi raccomando, terza dose, il famoso è booster. Importantissima, il booster, dose booster, per rinforzare e ripristinare le nostre difese immunitarie contro lo spike. Bene, allora, dopo queste indicazioni passiamo alla letteratura e a uno scrittore molto giovane, Marco Scevola, che dovrebbe essere collegato con noi. Buonasera Marco. Buonasera. Allora, Esposito Romano è il tuo nome d'arte, il valzer dell'anima sola, eccolo qua, la creatura del nostro scrittore. Allora, innanzitutto vorremmo sapere, eccolo qui in sovraimpressione la copertina, grazie Samuel, su cosa verte la collana dei volumi Una lucciola nelle tenebre? Intanto partiamo da questo. È un'opera totale, verte praticamente sopra bioinformazione, ossia dopo la demistificazione dei valori morali di Nietzsche e successivamente al testo post-naturalista della filosofia, l'opera vuole praticamente mostrare un'assenza della propria verità e dunque una critica ovviamente all'ideologia. Si cerca quindi di esemplificare il pluralismo nel credo umano anche con un'ottica propriamente pacifista. Ogni opera infatti cerca di rispecchiare diverse ideologie, diversi pensieri, di cui il protagonista Esposito Romano si fa, potremmo dire, coniatore, ed infatti incarna diverse fasi di una vita umana, potremmo dire, ma anche diversi ideali che nel tempo vengono a mano via, potremmo dire che vengono alla fine demistificati per lasciare solamente quello che è una coscienza, un atto. Un io che di fatto non sussiste. Siamo in un contesto anche post-Hume, quindi successivo alla dimistificazione del proprio io. Ciò che io sono, ciò che posso dirmi, non è sostanziale, non è un qualcosa di imperituro, è comunque determinato da quello che sono interiorizzazioni e determinati valori, che è un video, direbbe Zola, e di conseguenza siamo in un clima assolutamente scettico. Però si cerca di non cadere mai all'interno del solipsismo. E questo tentativo di evitare il solipsismo viene specchiato dal fatto che pur sempre Esposito Romano è sempre lui, malgrado le diverse evoluzioni che compierà all'interno delle sue opere, di cui l'elemento empirico non è mai predominante. Infatti il vero protagonista della collana di volumi è proprio un io che cresce, è una coscienza che cerca di trovare un vero che di per sé non trova. Cerca una certezza in questa vita di cui certo non c'è nulla, forse neanche la morte. Ovviamente. Senti Marco, qual è l'intento di sperimentazione linguistica presente in questo libro Il valzer dell'anima sola? L'intento è quello di rispecchiare un canto umano, ossia non è rilevante effettivamente un lessico forse corpito, ma attraverso anche la sperimentazione di un lessico corpito, ma anche di un lessico comunque più imo, di un livello basso, potremmo dire, di ricerca, si riesce a comunicare qualcosa che verso registro non si riuscirebbe. Quindi l'intento è più quello di sperimentare diversi approcci comunicativi con anche diversi stili poetici. Ad esempio, la mia raccolta poetica che ho qui, Komorebi Komeroshi, è ripresa dall'haiku giapponese. Quindi comunque si cerca sia di avere, potremmo dire, un lirismo, comunque è rilevante per la filosofia, per la tradizione, anche ponderare lessico vicino a metodoretico, è essenziale riuscire perfettamente a denotare la parola concetto e ciò che stiamo parlando. Però d'altra parte è rilevante anche un qualcosa più semplice, per dire più quotidiano, per far passare anche delle sensazioni di forme, ed è proprio qui si vuole cantare sensazioni, trasmettere sensazioni,
non dati. Infatti la critica è rivolta verso il dataismo, il fatto che oggigiorno si cerca di ridurre l'umanità, ma anche l'intero universo, a un cumulo di dati, qualcosa di ovviamente unicamente scientista, quando invece io, come credo qualsiasi autore creativo, si vuole tutelare quella che è la parte meno razionalizzabile, la parte che comunque ha un significato, pur essendo semplicemente catalogabile, che alla fine è anche il motore delle scienze, ovvero il motore sperimentare di porsi un dubbio che è utilissimo per qualsiasi approccio disciplinare, magari un dubbio in certi ambiti venga considerato irrazionale, ma comunque la skepsis, uno sguardo in se stessi, un dubbio è propriamente il motore delle mie opere, il motore anche della crescita del mio personaggio, del romano. Senti Marco, il libro e la collana di volumi si iscrivono nella corrente letteraria realismo macabro. Puoi dirci di che cosa si tratta esattamente? Il realismo macabro nasce dal fatto che sono opere comunque verosimili, ovvero c'è l'elemento per essere più o meno predominante. Macabro perché si vuole decantare una realtà scomoda, ossia non si cade all'interno di una finzione, quindi non si cade all'interno di un pessimismo abissale, cosmico. Semplicemente in base all'elemento critico, che è un innesco, si cerca di trasporre su carta quali sono delle sensazioni veramente umane, come anche delle riflessioni che finalmente vengono siate di tabù. Può essere una tristezza che ci fa quasi invidiare la morte, cosa di scomodo, che però all'interno di questa mia struttura narrativa sovviene anche istintivo, forse questi quesiti, e vengono comunque trattati mai con una risposta secca. La risposta sta sempre nel vago, nel fatto che non abbiamo un punto di certezza. E, dunque, questa è la risposta. Il tentativo è ovviamente quello di porre questo dubbio al centro della narrazione. E il realismo non è altro che un mezzo. Senti Marco, se ho ben compreso dalla lettura dell'opera, la trama non è poi la vera protagonista delle tue produzioni, è così? Esatto, ovviamente a me non interessa produrre una trama molto articolata, non mi interessa lusingare il lettore attraverso delle storie con delle comparse, con degli antagonisti, a me mi interessa parlare. Quindi l'elemento empirico è semplicemente qualcosa anche di scomodo, ma che ci permette di riflettere. Nelle mie opere, quindi la trama è solamente per il protagonista, è quello che scaturisce nell'uomo, quello che viene licitato da parte di una semplice bicicletta che passa, dal fatto di una luna particolarmente elevata nel cielo in una sera. Elementi che di per sé non sono salienti. Si può parlare di una propria trama, si può parlare di una trama quasi fisica, una trama ormai deperita, che è propriamente quella della contemporaneità, adesso arricchita da un'interiorità, da delle riflessioni, da una natura propriamente umana, filosofica, che diventa una trama che non è lineare, una trama che non canta niente, è semplicemente un mutismo dilagante, quello dell'uomo che non sa cosa asserire, sa solamente se c'è e sa di non sapere. Senti Marco, quali sono le tue ispirazioni letterarie? Mi sembra di intravedere magari qualche ricordo di Ulysses di James Joyce, se non erro. Assolutamente. Il genere, lo stream of consciousness è pregnante nelle mie opere. Anche quando non è più chiaro, anche semplicemente in un racconto, è comunque stream of consciousness, dal momento che Esposito Romano spesso è anche lui stesso lo scrittore di certi racconti, oltre che essere un protagonista di certe opere. Lui, all'interno di certe collane, scrive anche racconti con altri protagonisti, quindi è tutto ciclico. Si cerca di analizzare questo personaggio, che è un filo come l'umanità, che cerca di conoscersi attraverso la storicità, attraverso il tempo, ma che alla fine non si conoscerà mai. Per questo è il finale più macabro, è da dire, che si rispecchia nelle opere. Per le ispirazioni, certamente, i poeti maledetti, più che Baudelaire, specialmente Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud, per quanto riguarda le illuminazioni, e la Saison en Enfer, assolutamente, ma anche per quanto riguarda la contemporaneità, più ci vedrei anche un'analogia con Alan Kisper, proprio per quanto riguarda il Cadiz, più che l'Urlo. Certamente l'Urlo è l'opera exploit, l'opera cumbre
la Big Generation, quello che ha causato all'editore Ferlinghetti diverse accuse e anche presenza in tribunale per l'edizione di quell'opera al tempo. Ma il Cadis permette di vedere questa trama che è tisica, questa trama che sì, Alan Ginsberg dice che passa per strada, ripete su sua madre, che non si ricorderebbe più quella strada dato che dite manicomio, così diversi problemi, ma non è quello essenziale, non è quello importante, ce lo dice, lo sfuggite, ma è importante ciò che lui ripete, ciò che lui pensa, che pensa alla città della vita, si chiede perché siamo qua, questo è il protagonista dell'opera, non Esposito Romano o altro, questo è questo il messaggio che si vuole passare, sia delle riflessioni, provare un pochino a pungolare l'università, la parte di sopra, il Platone, il cavallo morto, il cavallo assonnato che Atene dormite per cercare di testare in qualche modo, e questo è il mio intento, proprio di cercare di testare delle belle riflessioni. Senti Marco, dunque il valzer dell'anima sola può essere definita un'opera maledetta? Sì, credo che ogni opera propria del proprio tempo, ossia che sia davvero contemporanea nel momento in cui viene pubblicata, sia un'opera maledetta. Maledetta nel senso che viene vista quasi straniati dal contesto, che non si riesce bene a definire, che si riesce bene tantomeno ad assaporarla. È un po' un orrido come filosofia estetica. L'orrido, scrive anche Kant, ci viene cagionato quando è un qualcosa di troppo vicino a noi e di conseguenza non riusciamo tantomeno a tematizzarlo, non riusciamo bene a definirla. E a causa della sperimentazione con quest'opera, una tecnica che ho definito il salto della quaglia, dal momento che si gioca con flashback, flash forward, attraverso anche sempre lo stream of consciousness, attraverso anche dei racconti, delle riflessioni, si è totalmente straniati, non si riesce bene a definire che opera sia, forse un romanzo, un insieme di racconti, un insieme di riflessioni, aforismi forse, non si riesce a capire che sia. E quindi sì, ritengo che ogni produzione del proprio tempo sia maledetta per il tempo viene pubblicato. Venga. Ultima domanda, Marco, qual è secondo te il ruolo dell'arte nella contemporaneità? Il ruolo dell'arte nella contemporaneità è proprio quello di esprimere questo sentimento macabro, questa forma di verità che non riusciamo totalmente ad afferrare. Noi ci proviamo, ma il sentimento che ci rimane in bocca è proprio quello di macabro, quello di non avere certezze. Ritengo che l'arte lo esemplifica perfettamente, mostrandoci a volte dei scenari catastrofici, come durante la Seconda Guerra Mondiale, mostrandoci il peggio che riusciamo a saper fare, e quindi ricordarci che il mondo è essenziale. In ogni periodo storico bisogna sempre evitare quella che il psichiatra Bollas, la mentalità fascistissima, ossia questa tendenza di negare per forza un'evidenza e voler negare a tutti quello che per se stessi è il vero. Infatti qua la pianità francescana, nelle funzioni in questione, in esame, ma in generale nelle funzioni, quella di un pacifismo, cercare sempre di non imporre mai di diktat, cercare sempre di dubitare, riflettere e cercare di assecondare anche la posizione altrui e cercare di avvicinare anche tra posizioni altre. Bene, grazie a Marco Scevole, ricordiamo scrittore con lo pseudonimo Esposito Romano, per questa sua creatura, il valzer dell'anima sola. Grazie per essere stato con noi, ti auguro buon lavoro. Grazie a lei, grazie mille. Grazie, buona serata. Allora diamo la linea alla pubblicità, poi ancora un ospite a Rotocalco 264. Allora eccoci qui ancora in diretta e torniamo a parlare dell'elezione a breve del Presidente della Repubblica, la corsa al Quirinale. Oggi l'affermazione di Salvini: il prossimo presidente non avrà in tasca la tessera del PD, su questo siamo tutti sicuri. Letta sembra che sia finito in un angoletto. Insomma, l'elezione di questo presidente della Repubblica è diventato un puzzle che è indecifrabile. Che idea ti sei fatto, Antonio? Hai ragione, un puzzle indecifrabile. Sono due variabili un po' impazzite, diciamo così. Usiamo questo termine perché non sappiamo se Mattarella è poi in grado, anche nonostante l'emergenza Covid, se è in grado, ovviamente è in grado di rimanere, se lui lo vuole, se vuole fare questa prorogatio, chiamiamola così. Certo. Draghi potrebbe, come abbiamo visto prima col costituzionalista, potrebbe lasciare
Palazzo Chigi e andare al Quirinale, però poi chi segue le questioni del PNRR, che sono una roba tantinello, oserei dire di delicata, domanda, ma proprio delicata, sì, un pochino delicata, delicata proprio, sì. Perché da lì credo che non avrei neanche un piano Marshall mai stato così potente, vabbè, diciamo proprio questa parola. Di livello di vita, aggettivo. Di Covid, di organizzazioni, fondi stanziati, insomma di roba pesantina. Di roba pesantina, ecco. Sì. Quindi. E Silvio Berlusconi, e Silvio Berlusconi che ha lanciato la sua candidatura, veramente un po' che questa cosa si trascina, c'è stata questa riunione con tutto il vertice del centrodestra, non so se è un po' più dire vediamo se ce la fa, se è in grado di farcela, e qualcuno tra Salvini e la Meloni gli hanno strappato la promessa di poi dopo di dire visto che se non ce la fai lascia, cedi la mano, cedi il passo, forse questa promessa gliel'hanno strappata. In tutto questo bailam l'altro giorno tu hai nominato prima Letta, si è aggiunto l'altro Letta, che è Letta zio come lo chiamano, Gianni Letta ovviamente. Come dire, è stato il vice di Berlusconi, l'eminenza azzurrina come è chiamata, è andata a colloquio con Funicello che è il capo di gabinetto di Draghi, quindi non sappiamo se è Draghi che l'ha chiamato per sentire come stanno le cose, qual è la vera idea di Berlusconi, o se è il contrario che è andato lui a capire lì, il tempo è... Ci dirà come stanno, certo, ci dirà ma come è il bello stanno di Letta che non vuole Berlusconi, è una, ecco. Letta Gianni. Letta, ma non sa che nome proporre per contrastare il cavaliere. Infatti, no, anche perché qui. Pare che a sinistra siano abbastanza divisi, un po' come 5 sì. Stelle, anche dall'altra parte, dalla terza parte non è che abbiano le idee un po' chiare, anche perché lì il gruppo è quello più numeroso, però bisogna vedere se Conte tiene i cordoni, insomma, se poi tutti quelli che se c'è un'indicazione votiamo questa persona, per esempio hanno detto Cartabia, oppure hanno detto comunque una persona che sia di sesso femminile, insomma, però senza esprimere un nome, insomma, anche questo, poi bisogna vedere se tutto il gruppo è compatto e voterà quel nome. Stessa certo. Cosa per tornare al discorso di prima, Roberta, nel PD. Non ci dimentichiamo i 101 che devono votare Prodi nella passata tornata, e poi è uscito Mattarella anche grazie all'interessamento tra virgolette di lo chiamo così, insomma abbiamo visto nella puntata di ieri l'interessamento di come si chiama il leader di Italia Viva, di Renzi. Quindi anche lui è, diciamo, il padre, il responsabile, perché era lui al governo quando è stato votato Mattarella. Anche lì vediamo questi voti, anche questi voti di Italia Viva, su dove possono convergere e dove convergeranno. Insomma, vediamo, stiamo a vedere, perché le variabili sono veramente tante, insomma, Roberta. Ok, allora, dalla regia Samuel, se ci puoi aiutare, grazie. Vediamo il servizio su Letta al Quirinale. Dovremo fare poi delle scelte. Se si dovesse andare, per esempio, alle prime tre votazioni senza un accordo, noi dobbiamo fare, per esempio, una scelta. La scelta è quella di dire se insieme ai nostri alleati andremo a quelle prime tre votazioni votando scheda bianca, oppure se decideremo tutti insieme di convergere su un nome in quelle prime tre votazioni con la asticella così alta. E poi dovremmo decidere come comportarci se il centrodestra continuerà in questa scelta sbagliata, profondamente sbagliata, che hanno fatto ieri, cioè la scelta di candidare il capo politico più divisivo che possa esserci. Ogni capo politico è divisivo. Non avrebbe senso in questo momento nessuna candidatura di un capo politico, però evidentemente quando pensiamo a Silvio Berlusconi e alla storia di questi 25 anni che abbiamo dietro le spalle, è difficile pensare a un capo politico più divisivo di lui, motivo per il quale la scelta che il centrodestra ha fatto ci ha profondamente stupito ieri e anche deluso per questo atteggiamento che finisce ancora oggi per rendere le cose sicuramente più difficili.
Ecco, Antonio, come commenti queste parole di Letta? Sì, un po', non dico un po' a brancolare nel buio, però insomma aspettano, loro dicono che questa volta è la destra che dà le carte, però insomma la destra dice che tutti tranne che un nome dato dal PD, ma insomma è abbastanza complicata come cosa. Nelle ultime ore è uscito un altro nome a sorpresa, oltre a quelli che già si fanno, si è fatto già per esempio un Casini, oppure l'Evergreen, lo chiamo io Amato, insomma Sì, ogni tanto ogni tanto riesce. riciccia fuori, insomma, il nome a sorpresa, diciamo, del centrodestra è Tremonti, Ma che è magari stato uscirà quello di Trefiletti che ci ha detto poco fa il il magistrato? Che non magistrato possiamo sapere. Caselli, sì, non sappiamo, però vediamo, assistiamo a quello che succede, perché insomma, ecco, abbiamo cominciato, c'è una settimana che sarà interlocutoria, perché Sì, sì. poi ci siamo, praticamente oggi è domenica, domani è lunedì, lunedì prossimo è 24 e le Camere sono convocate in seduta comune, il E presidente vedremo, Fico certo. li ha convocati più di 1.000 delegati, tra i delegati anche regionali, senatori Certo, col Covid vedremo e chi deputati. arriva, Col chi Covid, arriverà. vediamo, perché se si parla di 1.000 persone, il 10% che potrebbe essere, come dire, infetto, insomma, già sono dei numeri che vanno poi ad abbassare il quorum. Quindi anche Certo, questo quindi. è tutto da vedere, insomma. Allora, vediamo adesso un servizio di Francesca Piarri sulla corsa al Quirinale. Sentiamolo. All'Italia serve una figura di altissimo profilo, qualcuno che abbia standing internazionale e capacità di tenere insieme forze diverse e che goda della fiducia dei cittadini. Chi se non Mario Draghi? Lo dichiara il presidente ALI e coordinatore dei sindaci PD Matteo Ricci in un'intervista uscita sulle pagine del Foglio. Secondo il sindaco di Pesaro, il paese ha bisogno di una figura europeista, ma non di parte, come ha detto anche Letta, non di un presidente che potrebbe rappresentare una caduta del governo. Si esprime poi su Berlusconi, una parte del centrodestra finge di volerlo al Quirinale e c'è chi gli vuole davvero bene e cerca di farlo ricredere. Bene, ora è il momento di prendere posizione. Intanto il sostegno degli alleati verso il Cavaliere è convinto e compatto, almeno secondo Matteo Salvini. Il leader della Lega chiede di lavorare a un piano B e intende sostenere con i numeri l'elezione di Silvio Berlusconi. Il PD non pensi di arraffare Palazzo Chigi e il Quirinale con una maggioranza Ursula, avverte la Lega. Ecco perché, spiega anche Matteo Renzi, in caso di elezione di Draghi al Quirinale, l'alternativa a un governo senza la Lega sarebbe un governo con dentro tutti i leader evocato dallo stesso Salvini. Salvini continua ad essere contraddittorio per Simona Malpezzi, presidente dei senatori della PD, perché da una parte chiede un tavolo comune tra tutte le forze politiche e dall'altra sostiene la candidatura di Berlusconi che è divisiva e irricevibile. Quindi ora il problema è tutto nel centrodestra. Chiarisca la sua linea perché così tiene bloccata ogni discussione. Da parte del PD c'è volontà di trovare un accordo su un nome di alto profilo, il più condiviso e autorevole possibile, e al tempo stesso il partito intende garantire continuità alla legislatura. Contraria alle elezioni perché ci sono impegni importanti che nei prossimi mesi vanno affrontati e rispettati, continua la Malpezzi, a partire dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalla discussione in sede europea del nuovo patto di stabilità. Ecco, ma sulla conferma di Mattarella si stanno diffondendo più voci. Innanzitutto i suoi uomini più fidati non scalpitano più come sembrerebbe per farsi nominare in altri posti e già questo potrebbe essere un segnale. Poi il collaboratore suo, il collaboratore di Mattarella più scaltro, Ugo Zampetti, sta lavorando appunto per la conferma del presidente almeno fino al termine della pandemia. Quindi si stanno un po' mischiando nuovamente le carte per far sì che possa rimanere Mattarella. Certo è che muovere Draghi da dove sta in un periodo di pandemia, PNRR, eccetera, eccetera, sarebbe un bel guaio per trovare un suo Degno, sostituto degno, degno degno che sia sostituto. all'altezza di gestire una situazione come lui sta ben facendo da diverso tempo. Sarebbe Soprattutto agli occhi veramente dell'Europa e difficile. del mondo, diciamolo Certo, perché. quindi insomma vedremo che cosa succederà. Però sembrerebbe che un Mattarella bis o quantomeno un Mattarella fino a che non finisca la O la pandemia o la pandemia legislatura potrebbe potrebbe anche essere essere. un'ipotesi fattibile. Vedremo, vedremo, vedremo. E intanto ecco, i politici continuano a riunirsi, riunioni su riunioni per dare i propri nomi e fare coalizioni. Allora, per quanto riguarda il nostro periodo che viviamo, un altro nodo che divide è quello dei tamponi. Sentiamo ancora Francesca Pierri un servizio sui tamponi.
La maggioranza è stata battuta in Commissione Affari Costituzionali al Senato su un emendamento al decreto Covid proposto dal Movimento 5 Stelle, che chiedeva di consentire anche alle parafarmacie di poter eseguire test antigenici rapidi per il SARS-CoV-2. L'emendamento presentato da Gianluca Castaldi, primo firmatario, aveva avuto il parere positivo del governo e del relatore del provvedimento, Nazario Pagano, di Forza Italia. Contro la proposta modifica, che ha avuto 13 voti contrari e 11 favorevoli, si è schierato tutto il centrodestra e anche Italia Viva. Possiamo farli a casa da soli, ma non possono farcelo in parafarmacia, con buona pace di chi è costretto a file infinite. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. Nel mese di dicembre e nella sola regione della Lombardia, in poco meno di una settimana, le farmacie hanno effettuato quasi 1 milione di tamponi Covid. Un presidio indispensabile per il monitoraggio e lo screening dei contagiati e di tutti coloro che hanno avuto intenzione di tutelare la propria cerchia di contatti. Anche Davide Giuseppe Gullotta, presidente della Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane, sostiene che la bocciatura dell'emendamento dimostra che anche in un periodo di crisi ed emergenza come quello che stiamo vivendo, il buonsenso e la logica sono superati dall'arroganza di una lobby. Gullotta sostiene di essere sgomento di fronte alle dichiarazioni della senatrice di Italia Viva, Anna Maria Parente, che motiva il suo voto dicendo che le parafarmacie non fanno parte del Servizio Sanitario Nazionale se non pochissime, quindi non sono nelle piattaforme che gestiscono le tessere sanitarie. Sarebbe quindi stato necessario, a suo avviso, creare una piattaforma parallela su dati sensibili, ma somministrare tamponi anti-Covid non è come dare un'aspirina al banco. Attualmente la situazione dei tamponi in molte zone del paese ha superato la soglia di gestione ed è in continuo aumento, ma l'emendamento è stato bocciato e i privati cittadini dovranno ancora ricorrere all'effettuazione dei test antigenici rapidi nelle farmacie e nei drive-thru a disposizione. Bene. E le cose restano così, le parafarmacie non hanno i tamponi e quindi continuiamo a fare file. Questa è l'Italia. Va bene, allora, finisce qui questa puntata di Rotocalco 264, puntata molto piena come sempre. Io ringrazio per primo la regia Samuel Maiolatesi, in redazione Pina Giordano e il nostro opinionista Antonio Arabbia. Grazie a te, grazie a voi Roberta. Ringrazio soprattutto voi che ci avete seguito per 2 ore di diretta, che sono tante, sono veramente tante. E siete stati con noi, ci fa molto piacere. Vi auguro una buona domenica sera. E niente, noi andiamo avanti con i nostri programmi Cusano Italia TV. Roberta Feliziani vi saluta, vi aspetta il prossimo weekend e come al solito buona serata da Cusano Italia TV, l'informazione libera. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.